Giada Desideri torna a interpretare il ruolo di Claudia Costa in Un posto al sole, dopo 22 anni di assenza. L'attrice, oggi 51enne, ha lasciato la sua carriera per motivi legati alla famiglia per molto tempo, ma adesso è pronta a ricominciare. In un'intervista rilasciata al settimanale, Oggi, ha voluto fare luce anche sulla battaglia che combatte da anni contro gli stereotipi di bellezza e i suoi chili in più, con cui ha scelto di convivere serenamente. Con gli anni si invecchia e ci si modifica, dice parlando del proprio corpo e del suo percorso di accettazione. Quando ha lasciato la soap, l'ho deciso consapevolmente, racconta. Sono stata lontana dal video per quasi 10 anni, e alla fine le proposte di lavoro non arrivavano nemmeno più. Ricorda, oggi è come lavorare a casa, conosco tutti e adoro Napoli, città dove ho trascorso anni indimenticabili della mia vita. Giada Desideri è sposata con l'attore e doppiatore Luca Ward. Dal loro amore sono nati 2 figli, Lupo, nato nel 2007, e Luna, nata nel 2009. La famiglia ha affrontato momenti difficili, come quello in cui alla figlia Luna è stata diagnosticata una rara malattia genetica, la sindrome di Marfan. Il tempo passa per tutti, gli hater non mi hanno mai ferita davvero. Dopo la scoperta della malattia della figlia, Giada Desideri ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi completamente alla famiglia. Questo istinto materno l'ho sempre avuto molto spiccato, ammette, e non ho fatto fatica a fare un passo indietro. Non ho rimpianti, Luca ha fatto per 10 anni musical, teatro, spesso era in tournée e, in alcune occasioni, ho fatto da papà e da mamma. Poi vedi i tuoi figli crescere, ti guardi indietro e dici, però, abbiamo fatto un bel lavoro. L'attrice oggi è anche un'icona di body positivity, e ha voluto portare avanti questa missione con Curvy Jade, un blog creato per condividere l'esperienza di accettazione dei cambiamenti fisici. La bellezza è sicuramente un'arma a favore, soprattutto nel mondo dello spettacolo, spiega, ma il tempo passa per tutti. Il progetto incoraggia a superare i pregiudizi legati al peso e ad amare se stesse, indipendentemente dalla taglia. Gli hater non mi hanno mai ferita davvero. Quando hai i piedi per terra, riesci a ridere sopra a certe cattiverie, confida. Giada Desideri torna a Un posto al sole, il debutto nella serie è nel lontano 1996. L'attrice ha interpretato il personaggio di Claudia Costa nella soap opera Un posto al sole, in diversi periodi. Il debutto è arrivato nel 1996, apparendo nelle prime stagioni della serie, fino al 1998. Poi è tornata a far parte del cast nel 1999 per un breve periodo. A cavallo tra il 2001 e il 2002, è ricomparsa nel suo storico ruolo per un altro periodo significativo. Infine quest'anno, dopo una lunga assenza, è rientrata nel cast riprendendo sempre le fila del personaggio di Claudia Costa. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dai fan della serie, segnando un'importante reunion con il cast storico. Lo scorso maggio Giada Desideri, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, aveva parlato del suo ritorno a Un posto al sole, svelando, in 22 anni è successo di tutto. Upas mi è sempre rimasto nel cuore, è stata quella la mia volta buona. È stato il lavoro che mi ha dato la notorietà, tornare oggi, ricominciare a lavorare in TV, è la seconda volta buona. Ora che i figli sono grandi e autonomi, l'attrice può pensare a se stessa. Ero preoccupata, invece sono molto bravi, aveva confessato. Mi sostengono e sono autonomi. Luna mi ha fatto ridere perché eravamo in giro e una signora che guardava Upas mi ha chiesto una foto. Le foto le chiedono al papà. Mi ha guardato come a dire, mamma, anche a te chiedono le foto,